Buonasera e benvenuti a tutti all'edizione delle 18:30 del TG di Orvieto Life. Iniziamo, come vedete, in perfettissimo orario. Vi diamo una notizia proprio dell'ultimissima ora, che riguarda l'Italia. Durante la conferenza stampa di Matteo Renzi, ebbene, ufficialmente Matteo Renzi ha di fatto aperto la crisi di governo, perché ha annunciato il ritiro della delegazione dei ministri dall'esecutivo Conte, quindi la ministra Bellanova e i ministri Bonetti e Scalfarotto rassegneranno le dimissioni, presumiamo, nelle prossime ore. Quindi questa è la notizia dell'ultimissima ora, ma torniamo con i piedi per terra, nel senso torniamo alle notizie che più ci riguardano da vicino, e sono i numeri della pandemia. Iniziamo dall'Italia. Sono stati fatti nelle ultime 24 ore oltre 175.000 tamponi. Sono stati trovati 15.774 positivi, e quindi il rapporto tra tamponi e positivi è sceso al 9%, quindi un punto percentuale in meno rispetto a ieri. I guariti sono poco più di 20.000, scendono di 187 unità i ricoveri e di 57 i ricoverati in terapia intensiva, ma purtroppo non scendono come si vorrebbe i decessi, perché anche oggi dobbiamo registrare 507 decessi per Covid. Per quanto riguarda l'Umbria, sono stati 3.753 i tamponi processati, 307 i positivi, quindi anche in questo caso il rapporto tamponi positivi è sotto il 10%, all'incirca il 9%. I guariti sono 181, un ricovero in più, 5 in meno in terapia intensiva, e purtroppo anche qui dobbiamo registrare ancora 4 decessi nelle ultime 24 ore. Ma mi preme voltare pagina. Parleremo ovviamente di Covid, anzi sicuramente parleremo di Covid, ma di vaccini, con il nostro ospite, che è Federico Pompei, che intanto vi faccio anche vedere, giustamente, eccolo qui. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, Federico Pompei è il presidente dell'ordine. Vedete, la sigla è l'acronimo è piuttosto complicato, ma sintetizzo dei professionisti della sanità, nella radiologia e in tante altre specializzazioni. Quindi la prima domanda, intanto, che cosa e chi rappresenta? Buonasera a tutti, grazie mille innanzitutto dell'invito e grazie dell'opportunità. Allora, noi siamo un ordine nato recentemente, ovvero grazie alla legge 3 del 2018. Noi siamo un ordine che comprende 19 albi, quindi 19 professioni differenti più elenchi speciali, tra cui l'elenco speciale di tutte le professioni corrispondenti. Il nostro acronimo sta ad indicare appunto l'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Noi abbiamo al nostro interno tantissime professioni che fino al 2018 non avevano uno specifico albo, ad eccezione appunto dei tecnici di radiologia e degli assistenti sanitari. Siamo un ordine nato recentemente, ma che ha una tradizione sanitaria molto importante e decisiva, soprattutto nella nostra regione. Tra i nostri albi abbiamo appunto quello dei tecnici di radiologia, i fisioterapisti, i tecnici di laboratorio, i tecnici di neurofisiopatologia. Sono veramente tantissime, ne ho citate alcune solo per rendervi della numerosità del nostro ordine. Noi abbiamo 3.500 iscritti, siamo un ordine interprovinciale, quindi possiamo dirci un ordine regionale, rappresentiamo i professionisti sanitari di tutta la regione. Siamo quindi un ordine con numeri importanti che necessita e che vuole in questa fase, soprattutto iniziale, far rendere e valorizzare quelli che sono i professionisti che fanno parte del nostro ordine, i tantissimi professionisti che sono coinvolti a pieno nella sanità e che grazie a loro la nostra sanità regionale, ma quindi anche la sanità nazionale, riesce a garantire assistenza e prestazioni sanitarie di qualità Di qualità. assoluta. Allora, io l'ho chiamata perché ci è arrivata
l'altro giorno in mail una lettera appello che lei ha firmato in quanto presidente dell'ordine, chiedendo che venisse allargato, ampliata la fascia di coloro che dovevano, che se possono essere vaccinati fin da subito, cioè fin dalla prima fase, che sono adesso i medici, per ora i medici e gli anziani ospiti nelle RSA. Perché avete chiesto questo e se ci sono novità? Allora, la lettera che abbiamo inviato in Regione qualche giorno fa nasce da un'esigenza molto importante da parte di moltissimo, in una grossa fascia dei nostri iscritti. Se è vero che la campagna vaccinale è partita e oggettivamente dobbiamo dare atto che i numeri sono stati importanti, che siamo riusciti a vaccinare, che quindi la macchina organizzativa è partita. Tuttavia non possiamo non ricordare e quindi metterci a disposizione della nostra regione per il fatto che sono stati in questa fase iniziale esclusi tutti i professionisti, liberi professionisti e tutti i nostri iscritti che hanno un contratto di privato puro. Quindi una grossa fetta di professionisti sanitari non ha avuto in questa prima fase accesso alla campagna di vaccinazione. E questo chiaramente è un qualcosa che dal nostro punto di vista non può essere lasciato passare, perché ovviamente tutti i professionisti sanitari, compresi i liberi professionisti che lavorano in strutture convenzionate o che lavorano con regimi di privato puro, sono e continuano ad essere in prima linea nella battaglia al Covid. Quindi anch'essi appartengono a quei professionisti che hanno un alto rischio di contagio e per cui si rende necessario, così come è stato fatto correttamente per i professionisti sanitari dipendenti, quindi appartenenti, dipendenti pubblici, appartenenti alle strutture sanitarie nazionali, questa campagna vaccinale debba essere estesa anche a tutti coloro che invece rappresentano una grossa fetta della nostra sanità e che esercitano in regime di libera professione. D'altronde, come entrano in contatto con il pubblico, con i malati, con i pazienti, i medici nelle strutture pubbliche, entrano in contatto nello stesso modo anche coloro che operano nelle strutture pubbliche, come un tecnico di radiologia, per esempio, o nel privato, penso a un fisioterapista. Quindi comunque chiaramente esatto, non c'è differenza, no? La ratio era esattamente questa. Chiaramente non possiamo fare distinzioni in questo contesto tra pubblico o privato. Tutti sono stati coinvolti e tutti debbono essere vaccinati nel minor tempo possibile. Per questo abbiamo detto alla nostra regione che ci mettiamo a disposizione, come magari è già stato fatto in altre realtà, in altre regioni, per aiutare ad estendere la campagna vaccinale nel minor tempo possibile. Giustamente mi chiedeva se ci fossero delle novità. Bene, sì. Una novità fresca di giornata, arrivata proprio oggi pomeriggio in sede, è la richiesta di collaborazione che la Regione ha sottoposto a tutti gli ordini professionali della nostra Regione, quindi sia il nostro ordine, che quindi rappresenta professionisti sanitari, ma anche agli altri ordini, quindi estendendo a tutti, a partire da quello dei psicologi, degli infermieri e quant'altro, di collaborare con la Regione andando a raccogliere le adesioni alla campagna vaccinale anche dei liberi professionisti, per cui noi ci stiamo già mettendo all'opera per poter apportare nel minor tempo possibile una mail per informare i nostri iscritti e raccogliere quelle che saranno le adesioni alla campagna vaccinale. Queste adesioni verranno poi inoltrate alla Regione, parleremo con loro, saremo convocati e partirà così anche la fase di vaccinazione per i liberi professionisti. Quindi devo dirti che la lettera che è stata inviata è stata prontamente accolta e abbiamo avuto subito una risposta che ci fa assolutamente piacere, che per la prima volta condividiamo pubblicamente e rendiamo pubblica la notizia. Ecco. Questa è una bella notizia. A proposito di vaccini, è aperto, molto aperto il dibattito su vaccini, vaccino obbligatorio, non obbligatorio, ma soprattutto obbligo per chi, come voi, è a contatto con la popolazione, ma con la popolazione che magari ha qualche problema di salute. Cosa ne pensa il presidente dell'ordine? Io personalmente ritengo che, in quanto professionisti sanitari, in quanto abbiamo scelto di esercitare una professione che è diversa da tutte le altre, abbiamo un codice etico, abbiamo un codice deontologico e abbiamo scelto una professione
che si basa sull'altruismo, sull'aiuto del prossimo, sull'aiuto di colui che ne ha bisogno. Ritengo quindi, dal mio punto di vista, doveroso per tutti i professionisti sanitari, come per tutta la popolazione, ma per noi in primis, aderire alla campagna vaccinale. Riguardo l'obbligo, io ritengo che questo debba essere un passaggio da effettuare nel momento in cui si abbia un riscontro negativo nelle adesioni. Per fortuna, questo riscontro negativo nella nostra regione non sta avvenendo, ma anche grazie, e ti chiedo, ti lasciami, lasciamelo passare, la campagna social positiva, e quindi una campagna utilizzata in maniera positiva dei social, ovvero dei classici selfie durante il vaccino, le fotografie post-vaccino. Io in questo Certo. contesto le considero una pubblicità molto positiva, perché grazie ad esse la popolazione, ma anche i colleghi che magari avevano qualche dubbio, sono stati motivati a fare il vaccino. Quindi credo che riguardante l'obbligo sia un passaggio da effettuare magari in realtà nelle quali questa adesione non c'è stata e non è giustificabile. Un professionista sanitario non può non aderire alla campagna vaccinale. Allora, passiamo invece velocemente alla professione. Partiamo dalla sua naturalmente, ma com'è cambiata la routine in questo ormai anno di pandemia? Cioè, quando lei andava al lavoro nel 2019 con le sue precauzioni, eccetera, eccetera, ma abbastanza, io ritengo abbastanza tranquillo, nel senso si sa qual è il Ordinaria, lavoro. Esatto. diciamo. Oggi di ordinario c'è ben poco. Com'è cambiata questa, la professione e com'è cambiato l'approccio ogni giorno? Beh, la professione ha subito un cambiamento che credo ce ne renderemo conto tra qualche tempo. In questo momento siamo ancora in piena fase pandemica, quindi siamo in piena emergenza, per cui affrontiamo il nostro lavoro quotidiano ormai consapevoli della fase che stiamo vivendo e quindi di tutto ciò che dobbiamo fare per poter esercitare il regime di massima sicurezza. Estraendoci da quella che è la nostra professione, guardandoci un pochino da lontano, capiamo che in realtà la nostra professione, come tutte, la mia, io faccio tecnico di radiologia, la mia Sì. professione posso dirvi che è cambiata, è cambiato l'approccio al paziente, è cambiato anche il modo di affrontare il lavoro. Quindi quello che era un esame rutinario, oggigiorno viene affrontato con molta più attenzione, più riguardo. Non è cambiato il modo con cui ci rapportiamo con i pazienti, cioè dal nostro lato c'è sempre empatia e questo vale per tutte le professioni che afferiscono al nostro ordine. Quello che è cambiato è che la logica con la quale affrontiamo ogni esame, ogni atto nel nostro mondo lavorativo, ci spinge a riflettere prima di farlo molto più rispetto a prima, quindi attenzione a come ci muoviamo, attenzione ad avere i guanti, attenzione ad avere sempre tutte le dovute precauzioni a garantire che i locali siano areati. Questa pratica quotidiana ha modificato anche i tempi di esecuzione, ovviamente. Noi stiamo attenti come lo eravamo prima, ma ancor più attentamente alla sanificazione di ogni aspetto del nostro mondo lavorativo. Questo sicuramente ha comportato un aumento di senso di responsabilità e un aumento anche, ovviamente, però, dei tempi di esecuzione. Tempi, Stiamo certo. affrontando questo, chiaramente era inevitabile, questo passaggio è doveroso, però oramai stiamo assumendo una tale consapevolezza di quella che è la nostra fase, per cui siamo arrivati a un punto tale per cui comincia a essere naturale comportarci con tantissima attenzione in ogni momento della nostra giornata. Quello che magari potevano essere momenti conviviali durante le fasi di attività lavorative, siamo molto attenti, sono diminuiti, vengono favorite tutto ciò che è possibile favorire in maniera singola o comunque distaccata, apponendo sempre al massimo le nostre attenzioni. Quindi tutte le professioni sanitarie hanno vissuto un anno che ha rivoluzionato anche la stessa capacità lavorativa. Se prima era più difficile magari spostarsi da un reparto all'altro, siamo dovuti diventare molto più elastici, adattarci ai cambiamenti, quindi imparare nuove tecnologie, affrontare nuove problematiche e a cambiare anche il modo con cui affrontiamo le problematiche, quindi avendo dalla nostra quella che è la base, ovvero la scienza e Certo. quindi quello che sono le direttive delle associazioni scientifiche. Certo. Io un'ultima domanda, se mi permette, gliela farei perché il dibattito è aperto da tempo sulla sanità a Orvieto, ci sono problemi di personale. Non parliamo per carità di tutto ciò che è intorno, infermieri e quant'altro, ma anche di tecnici radiologi, anche di fisioterapisti, eccetera, eccetera. E ci dicono spesso, la risposta è, noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ma poi a Orvieto non ci vuole venire nessuno. Intanto se è vero, e poi se fosse vero, perché
sempre dal punto di vista personale, Orvieto non è vista di buon occhio. Che cosa, per, qual è il motivo? Beh, io penso innanzitutto che colui che va a rifiutare un posto di lavoro è qualcuno che è molto fortunato oggigiorno. Ritengo anche che molto spesso noi umbri non ci rendiamo conto di quanto piccola sia in realtà la nostra regione, di quanto siamo abituati, lasciami passare il termine, siamo abituati bene, perché io lavoro a Perugia, quindi magari il pensiero di andare a Orvieto dice ah, chissà quanto sia la distanza, in realtà così non è, è veramente tutto molto vicino, siamo una regione che per muoversi si può muovere bene e ritengo che Orvieto, come qualsiasi altro tipo di realtà ospedaliera diciamo più piccola da un punto di vista di dimensione, sia tale quale a tutte le altre, e anzi io credo che le piccole realtà crescano quando professionisti con tali valori, quindi professionisti sanitari d'eccellenza, vadano a iniziare un percorso lavorativo e quindi far crescere non solo se stessi ma anche tutta la struttura, quindi è lo stesso professionista sanitario che è un valore aggiunto per la struttura in cui lavora, e quindi sicuramente vanno incentivate qualsiasi sia la realtà ospedaliera, compreso ovviamente Orvieto. Grazie, grazie della cortesia, della disponibilità, e appuntamento alla prossima, sperando di parlare di qualcosa di più positivo, non so, nuove assunzioni per esempio. Ce l'hanno tutti i giorni. Io la ringrazio tantissimo e ringrazio tutti voi per l'opportunità e per il piacevole confronto veramente interessante. Grazie mille davvero. Grazie e buona serata e buon lavoro naturalmente. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci, torniamo in studio, eccoci tornati in studio per andare a vedere le altre notizie della giornata. Vi ricordo intanto che è ancora in corso la conferenza stampa di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha di fatto aperto ufficialmente la crisi di governo annunciando il ritiro della delegazione di Italia Viva dal governo Conte. Quindi si apriranno adesso nuove fasi che vedranno al centro sicuramente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tutto il giro delle consultazioni, almeno questa di solito è la prassi. Ma andiamo alle altre notizie che riguardano la nostra città, come sempre a cavallo tra la fine di un anno e l'inizio dell'anno successivo è l'occasione per fare i bilanci. Lo ha fatto, come avete visto, il sindaco recentemente, domani vi preannunciamo che lo farà la Presidenza del Consiglio Comunale con la tradizionale conferenza stampa di inizio anno, e lo ha fatto anche il comandante della polizia, della sottosezione di Orvieto della Polizia Stradale, Stefano Spagnoli, eccolo, durante la conferenza stampa, che ha voluto presentare i dati riguardanti l'attività della polizia stradale, un'attività che chiaramente nel 2020 si è molto concentrata su tutto ciò che è girato intorno alla pandemia. In una prima fase, intanto ovviamente i controlli piuttosto stringenti e severi sul rispetto del blocco totale, e invece in questo momento le squadre della polizia stradale sono molto impegnate nelle scorte, per esempio, delle dosi vaccinali che devono arrivare nei vari hub previsti dalla normativa nazionale e dalle regioni. La competenza della sezione di Orvieto è piuttosto ampia, perché vi ricordiamo, intanto ci ricordava anche Stefano Spagnoli, che il tratto autostradale tutti pensano sia Orte Chiusi, poco più, no, va da Magliano Sabina a Chiusi, e poi c'è tutta la viabilità ordinaria di tutto il territorio orvietano, ma anche di tutto il territorio che arriva fino ad Amelia. E cosa è successo nel 2020? Insomma, sono stati elevati oltre 3.300 verbali, sono state ritirate 28 patenti, sequestrate 24 auto e sottoposte a fermo altre 33 vetture. Ma questa è l'attività sanzionatoria. Spagnoli ha voluto e vuole porre l'accento sull'attività di soccorso degli utenti in difficoltà, con oltre 3.200 interventi lungo la sola autostrada.
E poi sono stati rilevati oltre 3.000 incidenti, 3 purtroppo con esiti mortali, 5 che hanno visto feriti in prognosi riservata e 30 con feriti meno gravi. E poi Spagnoli ha spiegato che il Covid ha stravolto i normali obiettivi, ma i risultati dell'anno che si è appena concluso è sicuramente lusinghiero, soprattutto per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, che è quella che spesso trovate nelle cronache, quella che raccontiamo anche noi durante l'anno. E nel 2020 sono stati sequestrati 102 kg di sostanze stupefacenti, arrestate 6 persone, 2 delle quali donne, ci spiegava Spagnoli, non è una sottolineatura a caso, era da un po' di tempo che non succedeva questo. Una di queste 2 ragazze era tra l'altro umbra. Nel corso dei controlli sono state denunciate 42 persone e recuperate oltre 50.000 euro provenienti da varie refurtiva. E poi sono state anche ritrovate 2 persone di cui era stata denunciata la scomparsa. E qui ci ha raccontato Spagnoli, una di queste era una ragazza minorenne che viaggiava da sola, è stata ritrovata e convinta a tornare insomma alla normale vita. Ci è arrivata poi sempre Spagnoli, ci dice, la segnalazione di un ragazzo maggiorenne che poi abbiamo rintracciato e l'abbiamo convinto a proseguire nel suo particolare percorso di cura. E a Natale abbiamo ricevuto una lettera della madre che ci ha toccati profondamente, soprattutto con una frase che è questa: alcuni angeli lavorano alla polizia stradale di Orvieto. Parole che hanno perfettamente definito lo spirito con cui lavoriamo tutti ogni giorno, perché la sanzione, la repressione è solo una parte, è un'ultima fase del lavoro che viene svolto dalla polizia stradale giornalmente. Prima viene la prevenzione, l'informazione, la tutela, la sicurezza, e poi Spagnoli ci ha fatto capire un po' come lavorano con una frase semplice, una spiegazione semplice. L'autostrada la paragona ad una grande città senza edifici. Che significa? Significa che all'interno del mondo autostrada, che è relativamente piccolo, 2 carreggiate, 4, 5, 6 corsie al massimo, qualche autogrill, dentro c'è l'organizzazione, le persone, il caos, le tensioni, la violenza, la malattia, la sofferenza, la solitudine, è tutto lì, in pochi chilometri, in un nastro di asfalto, e quindi la polizia stradale è polizia, è psicologo, è soccorritore, è aiuto, insomma è un po' tutto, ed è l'unico baluardo, è l'unica sentinella di questo, di questa città senza edifici. Quindi un ringraziamento a tutti gli agenti della polizia stradale che ogni giorno lavorano per garantire soprattutto la sicurezza e la tranquillità durante i nostri spostamenti, che speriamo tornino il prima possibile in maniera normale. Quindi un ringraziamento veramente agli agenti della polizia stradale. Voltiamo pagina ancora, è arrivata una lettera in redazione, la Fontana del Leone, vedete una frana, ci scrivono gli abitanti che stanno intorno alla Fontana del Leone che il 7 dicembre, dopo giorni di pioggia, è crollato il muro superiore della storica Fontana del Leone di Orvieto. I tufi sono caduti nelle vasche sottostanti, riempendoli di detriti. Da anni i residenti denunciano la precaria situazione in cui versa tutta l'area per quel che la riguarda: manutenzione del verde, pulizia delle canalette, restringimento progressivo per la reggimentazione idrica, insomma tante cose. La fontana è un raro esempio di fonte medievale del XIII-XIV secolo, è stato oggetto nel 2018 di parziale pulizia delle piante arrampicanti a monte del muro di contenimento, anche lì sempre dopo una denuncia da parte dei residenti. Non appena effettuata la parziale bonifica, nel settembre del 19 la zona è stata nuovamente sede di frane, rendendo vani gli interventi eseguiti. Denunciata al comune lo stato di fatto, l'amministrazione si è limitata ad interdire per un periodo la zona. È precaria anche la situazione viaria, la strada recentemente asfaltata, anche se interdetta al traffico veicolare, è riservata solo ai residenti e alle forze di polizia naturalmente, è in realtà arteria di comunicazione tra il centro storico e Orvieto Scalo, senza che le amministrazioni siano mai state in grado di concepire una ZTL con telecamere o un varco elettronico come è in uso già in città.
A giugno 2020 ha comunicato all'amministrazione comunale che ingenti risorse sono state stanziate dallo Stato con un rinnovo in pratica per le disposizioni per il definitivo consolidamento della rupe di Orvieto del Colle di Todi, ma non è stata inclusa in una programmazione economica proprio la Fontana del Leone. Ora si spera che anche grazie all'intervento della sovrintendenza dell'Umbria, che da anni tra l'altro stimola il Comune ad intervenire sui beni di sua competenza, si spera che questa volta insomma qualcosa si muova, che si riesca a avere una definitiva sistemazione, un definitivo restauro di una fontana storica e importante per Orvieto, ripeto, la Fontana del Leone. Le notizie sono terminate qui, mi volevo dare due anteprime. Allora, domani mattina avremo in collegamento quasi diretto Riccardo Baiocco del ristorante Il Malandrino, che colui che coordina le attività dell'associazione Mio, che raggruppa una parte dei ristoratori, e con lui parleremo di questa protesta che vuole essere portata a termine dal 15 di gennaio, che è Io Apro, quindi vorrebbero tutti aprire per contestare la situazione e contestare il governo. Oggi proprio c'è stato un blocco in autostrada tra Napoli e Roma, è dovuta intervenire la polizia, guarda caso, la polizia stradale anche, per sgombrare l'autostrada e permettere il normale traffico veicolare. La situazione è piuttosto tesa perché, come stiamo dicendo da tempo, bisogna coniugare le esigenze di salute per quanto possibile con le esigenze economiche. Ci sono grossi problemi da questo punto di vista, ma grosso è il problema anche della salvaguardia della salute pubblica, e proprio di questo noi parleremo domani con Riccardo Baiocco. Mentre sempre nella giornata di domani andrà in onda un'altra puntata di Zoom, ancora una volta concentrata sull'economia. Questa volta ci sarà ospite Antonio Rossetti, che coordinava il bollettino economico dell'Orvietano, e con lui cercheremo ancora una volta di capire il perché di tanto risparmio, e soprattutto il perché questo non è sicuramente ricchezza per il territorio, e lo vediamo ogni giorno, però il risultato è che Orvieto è la città con il più alto risparmio pro capite medio, ricordo sempre medio, in Umbria. Intanto Renzi nella sua conferenza stampa ha detto: non si vota ora, si voterà nel 2023, non riusciamo bene a capire come, anche perché lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto: se avverrà quello che poi sta avvenendo, non faremo più un governo con Italia Viva, e basta andare a contare il numero dei parlamentari, e senza Italia Viva l'attuale coalizione PD, LeU e Movimento 5 Stelle non ha i numeri sufficienti, in particolare al Senato. Io per ora vi lascio, vi invito ovviamente a seguire le notizie, appuntamento, torniamo a questo punto anche domani mattina, quindi torneremo anche con l'edizione della mattina, con la rassegna stampa di Orvieto Life alle ore 8:30 e poi alle 18:30, e vi ricordo durante il giorno sempre gli appuntamenti con gli approfondimenti. Grazie a tutti, buona serata, appuntamento a domani mattina.